Carmelo Campagna è stato confermato presidente dai commercialisti della provincia di Terni per il prossimo quadriennio. Professionista affermato e stimato, vanta una pluriennale esperienza in campo bancario e finanziario, essendo attualmente presidente di Banca Centro Toscana Umbria e della finanziaria regionale Gepafin S.p.A. È una soddisfazione, è un impegno. Partiamo con un nuovo periodo con consiglieri, diciamo, che erano già presenti, anche in missione consiglieri della nuova, così, di nuovo mandato, di primo mandato. Mi ricordo, perché credo che sia giusto, che abbiamo fatto un lavoro di squadra significativo anche insieme al mio vicepresidente Giorgio Norcia, che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa, e quindi mi sembra giusto, diciamo, ricordarlo. Un periodo complicato per le imprese e per le famiglie, quindi anche per noi professionisti che assistiamo imprese e famiglie, per il Covid e per tutta la crisi che sappiamo c'è stata in questo momento. Durante la pandemia, l'Ordine dei Commercialisti di Terni non ha fermato l'attività a sostegno dei suoi iscritti e ha messo in campo una serie di azioni utili per affrontare nuovi scenari. Abbiamo fatto tante convenzioni e convegni a livello nazionale e anche internazionale, con la collaborazione con l'Università di Perugia, convenzioni con la Fondazione Antiusura, con le Dogane, con l'Agenzia delle Entrate, con tutti, con l'INPS, con gli interlocutori che sostanzialmente poi determinano la vita delle imprese e della famiglia. Quindi vogliamo riprendere questo percorso nel prossimo mandato e anche portare un po' di innovazione anche tecnologica, anche strumenti a servizio dei professionisti che assistono le imprese. Rinnovato dunque l'intero Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Terni, composto, oltre che da Campagna, da Francesco Angeli, Natalia Bartolomeoli, Giuliana Maccarino, Stefano Stellati, Luisella Nardi, Rita Amati, Elisa Pettirossi e Marco Bartolocci. È un consiglio di 9 persone, composto anche da 5 donne, quindi c'è una rappresentanza di genere molto forte, alcuni giovani che sono arrivati. È un'opportunità per tutti noi professionisti per dare un contributo sia alla nostra professione ma anche ai nostri territori. Durante le elezioni sono stati rinnovati anche il Collegio dei Revisori e il Comitato Pari Opportunità.